Quanto alla Lega, la Lega riapre anche un'altra battaglia, il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità. Non va ratificato e non cambiamo la nostra posizione. Questo lo racconta invece la stampa di Torino. Il governo vuole il via libera in commissione per la metà di marzo e potrebbe andare avanti anche senza il voto favorevole del Carroccio. I voti a favore su cui potrebbe contare la maggioranza in commissione esteri sono 31. Claudio Borghi lo ha sintetizzato chiaramente. Ancora tu, ma non dovevamo non vederci più a proposito della posizione della Lega sul meccanismo europeo di stabilità. Non va ratificato in alcun modo. Per Matteo Salvini non è in agenda né oggi né domani. Quindi la Lega non ha intenzione di andare incontro al governo che invece vorrebbe arrivare al vertice europeo di Parigi 12 e 13 marzo. Con un voto positivo sul MES, sul Meccanismo Europeo di Stabilità, in Commissione Esteri. Se tra non molto arriverà anche il via libera della Germania, l'Italia si ritroverà a essere l'unico Paese membro a non aver votato le modifiche. Non proprio il miglior biglietto da visita per Mario Draghi, che ha bisogno di presentarsi in Europa per poter spingere di più sulla riforma del patto di stabilità. 2 anni fa la Lega ha dato battaglia contro il MES insieme a Forza Italia e 5 Stelle. È difficile che quella posizione possa cambiare. Ricorda Claudio Borghi, nel caso qualcuno dopo 2 anni si fosse dimenticato, ricordo che il MES è quella cosetta per cui alla prossima crisi, anche creata a tavolino, la Banca Centrale Europea non compra più il nostro debito. Lo spread va a 1000 e saremo costretti a indebitarci con uno strozzino internazionale. Bello, no? Commenta Claudio Borghi. Salvini a giorni incontrerà Draghi. Le priorità per il segretario leghista restano l'energia, il caro bollette, l'assenza del ministro dell'Interno che si traduce in aumento di sbarchi e l'allarme sicurezza generalizzato. Salvini vuole aprire una stagione di riforme, a partire da quella della giustizia, grazie ai referendum, e confermare a Draghi la piena collaborazione della Lega per un efficace utilizzo dei fondi europei. Il MES non è all'ordine del giorno. Non c'è motivo perché il Parlamento se ne occupi, è la posizione della Lega.